folle, amici. Ma non leggevi un pezzo, una cosina più recente, no? Mia moglie come sta? Mia moglie? Benissimo, è già il settimo mese, la dovresti vedere, ha una pancia così. Solo che, Dio mio, comprami l'ananas, preparami il pesce, tirami su, è piena di voglia sta donna. Pensa che con questo tempo da lupi vi ho mandato qui a comprarle del gelato al limone. Ma mica ho dito, mia nan, prima me fassi un gottin. Ma è il numero vecchio. È tuo? No, no, è per un bambino. Per un bambino? Solo te potevi conoscere un bimbo che legge Alan Ford. A me in edicola chiedono sempre Dylan Dog o Martin Stern. L'ho conosciuto sull'autobus, mi ha colpito proprio perché stava leggendo Alan Ford. L'ho osservato con attenzione. Lo teneva per la rilegatura centrale leggermente aperta, con la destra seguiva il bordo della pagina. Stava tutto ricurvo e poi la girava velocissimamente. Sembravo io da piccolo, uguale. Come tu da piccolo? Sì, sì, come me, uguale, le mani, il colore dei capelli, la sopracciglione, lo sguardo attento. Quando guardi una persona e dici, ok, è uguale. Pensa che ieri mi è arrivata una in edicola uguale, spiccicata alla Ferilli. Ma una figa sì, con sì, due vabbè, minne. Così comunque, l'ho guardato così attentamente che fuori ad osservarlo ho perso la mia fermata dell'autobus. Ma vabbè, dai. Anch'io ora che aspettiamo un figlio, ogni volta che vedo un bambino penso che potrei essere suo padre. No, però no, non mi sentivo suo padre. Sono sceso con lui alla fermata e l'ho accompagnato a casa. Abbiamo camminato insieme e ho visto che camminava come me. Ci ho parlato e aveva persino la mia stessa voce. Hai accompagnato a casa un ragazzino? Sì, viveva da solo con sua madre. Anzi, sono arrivato, mi hanno fatto entrare e mi hanno pure offerto un caffè. Hai conosciuto una donna? Tutto questo per dirmi sono andato lì da loro un sacco di volte, ma soltanto per vedere Luca. Solo per vedere Luca, anzi sono stato da loro talmente tante volte nelle ultime 2 o 3 settimane che più che lo conoscevo, più che vedo che mi assomigliava. A scuola non è un genio, vuole giocare a calcio e non è capace. È timido e poi sta crescendo senza un padre, come è successo a me. E immagino che tua moglie sarà contentissima che tu tutti i giorni vai a trovare un'altra donna. Scusa, un altro bambino. No, con mia moglie è un po' di tempo che non ci vediamo più. Ha detto che ha bisogno di un periodo per riflettere. Così ha detto. Però il giorno che ho conosciuto Luca le ho telefonato e gli ho detto che c'era questo bambino che era uguale a me. Mi ha detto che era un esaurito, che dovevo prendermi tutta una serie di tranquillanti, mi ha sbattuto il telefono in faccia. No, io la capisco, anche per me è una cosa assurda all'inizio, come dicevo. È una cosa assurda, ma poi tutti i miei dubbi sono caduti, uno dopo l'altro. L'altro giorno sono andato a casa sua e l'ho trovato sdraiato sul divano che stava piangendo. Allora mi sono chiesto, ma perché sua madre mi strizza l'occhio e mi fa, è appena stato lasciato dalla ragazzina, per telefono, proprio come era successo a me. Il giorno dopo va a scuola e la trova che si sta baciando con un altro. Allora va in bagno e dalla rabbia prende a pugni la porta fino a farsi male. Ma allora è scemo. Boh, io per fortuna da bambino con le ragazzine sono sempre stato un fenomeno, quindi... Ma dimmi un po' una cosa. Ma gli hai detto a sua madre che tu e lui siete la stessa persona? Oppure se ne è accorta da sola? No, non glielo ho detto. Che cosa devo dirle? Che Luca è un altro me? E che da grande sarebbe diventato come me? Che qualsiasi cosa Luca avesse fatto in futuro l'aspettavano frustrazioni continue, un lavoro schifoso, un matrimonio sbagliato, le devo dire questo? Non lo so, che ne sai te di quello che farà lui? Ma andiamo. Non ci dormivo la notte, penso alla mia vita, alla sua, a quello che gli capiterà, tutti convinti di essere liberi, tutti schiavi del proprio destino. Oh, belli, mamma, tu sei che su. Ma che cazzo dici? Ma dai, anch'io volevo fare il calciatore, ma si tira avanti, no? Poi scusa, di che ti lamenti? Hai appena conosciuto il tuo sosia, no? Dai. L'altro giorno sono andato a casa sua e non ho trovato nessuno.
La vicina mi ha detto che è stato investito da un'auto e che è entrato in coma. In coma? Io lì per lì non ho sentito niente. Che diritto avevo? In fondo non ero mica suo padre. Così sono uscito e ho cominciato a camminare per la città. Ho vagato per ore nel buio della notte. Sono arrivato a un parco. Mi sono seduto su una panchina e mi sono acceso una sigaretta. E così mi sono messo a guardare i volti della gente che passava. Poi sono tornato a casa. Sono sceso in garage. Era un po' che non lo facevo. Sono andato giù e ho tirato fuori i vecchi scatoloni con quegli Alan Ford di quando ero bambino. Di sicuro Luca non li ha mai letti.